siamo qui. E ti sembra strano stringersi la mano, forse no. Io su. Anno nuovo, ma trasmissione vecchia, quindi il commento di Stefano Buson. Più su. Ma non è quello venuto da noi ospite? Non portiamo bene più. Ti basterebbe un gol e la felicità scoppia dentro di te. Un gol, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai. Buonasera, rieccoci qui con Parliamo di Calcio, anche questo lunedì, puntuali come sempre. Abbiamo ritrovato in studio i nostri figli il prodigo. Si può fare il plurale di figlio il prodigo, sì. Daniele Passamonte. Ciao, buonasera a tutti. Reduci dalla fine settimana elettorale. Avete avuto delle conseguenze sul fine settimana elettorale? A me non mi hanno portato via, quindi circolo ancora pieno di parole. Siete ancora stani di mente, come se stani, non sono mai stati. No, quello è chiedere troppo. Siete sopravvissuti, diciamo, sì, così sì. A questo turbillon. Ciao Clara, naturalmente lei invece c'era anche lunedì scorso, e poi ci sono Bobo e Giulio in collegamento, ma soprattutto ci buonasera. Sono ciao, buonasera. Giulio, ciao Bobo. E Bobo for President. Bobo for President, visto che non sappiamo, non se ne capisce nulla di quello che sta succedendo a livello politico, potremmo candidare Bobo, tu dici? Governo tecnico con Bobo Santi. Ma non mi eleggerebbero. Avrei delle proposte che in Italia non andrebbero bene. Legislazione avanzata. Non ti capirebbero. Non mi capirebbero, esatto, okay. Esatto. E poi naturalmente i nostri ospiti ci sono Medio Tacchi Nardi, centrocampista della Pergolettese, in stand-by in questo momento. In questo momento infortunato, buonasera a tutti innanzitutto. Buonasera. Lui è già stato qui ospite da noi, invece un esordio, quello di Stefano Gorti. Ciao Stefano, portiere. Buonasera a tutti. E poi andiamo a vedere appunto il loro girone e quello che è successo, perché colpi di scena non ce ne sono stati molti nei risultati di questa settimana, anche se la Giana ha perso, ma il capo della Giana non è stato sfruttato da nessuno, perché ha perso anche il Ciserano e ha pareggiato il San Colombano. Per cui andiamo a vedere però i risultati del girone B di Serie D, che è appunto quello della Pergolettese che si è avvantaggiata aspettando il recupero del mercoledì del Pontitola ed è balzata prima in classifica. Mantenuto questa posizione grazie alla vittoria per 3-0 rotonda sul Caravaggio. Il Pontisola si è riscattato dalla sconfitta invece patita in settimana ed è andato a far 4 gol sul campo del Mezzo Corona con doppietta di Crotti e gol di Salandra. C'è stato poi il 2-0 della Zanocene sul San Georgen, il 2-0 della Castellana sul campo della Caronnese, il 2-1 del Montichiari con il Voghera, e qui vedremo poi cosa è successo, perché il Montichiari era anche in 10, il Voghera vinceva 1-0, il 2-2 del Mapello con il Darfo Boario, e poi il 3-1 dell'Oginatese con la Fersina, il 4-1 della Prosesto con Sant'Angelo, la Rola Seriate che ha vinto 3-1 a Seregno e il Lecco che è andato a vincere 2-0 sul campo del Trento. Quindi la classifica con la Pergolettese in testa con 59 punti, il Pontisola segue a 57, il Voghera a 51, l'Oginatese a 49, la Caronnese a 46, la Castellana a 44, il Lecco a 43, il Montichiari a 40, la Zamocena a 38, il Caravaggio a 37, il Mappello Bonate a 36, la Rola Seriate a 35, poi a 33 Darfo Boario e Prosesto, a 32 Seregno e Fersina, a 24 il San Georgen, a 20 il Mezzo Corona, a 17 il Trento e chiude il Sant'Angelo con 13 punti. Hanno l'asterisco le squadre che sono giuste con i turni, mentre chi deve ancora recuperare è senza asterisco. Abbiamo fatto il contrario, ci piace così, visto che erano talmente tante le squadre da una parte e dall'altra che l'abbiamo gestita in questo modo. E stavo guardando che nelle ultime 5 posizioni in classifica ci sono 4 trentine, per cui questo è effettivamente indice di quanto possano soffrire questo girone le squadre trentine. Naturalmente il commento di questi risultati, che non sono elettorali, ma Stefano Bruson è riuscito a farlo diventare tali, sta a Stefano Bruson. Io mi dissocio anticipatamente da qualsiasi cosa possa succedere questa sera nel suo commento. Come si usa nei film, stasera immaginate sullo schermo un bollino giallo, bambini accompagnati. Sto per fare i nomi che potrebbero impressionare, quindi attenzione. Mangiato? Digerito? Vado? Allora, non so voi, ma io non ci sto capendo più niente. Ma le elezioni chi le ha vinte? Tutti o nessuno? Così studia. Ho trovato una cosa interessantissima. Mi sono accorto che del nostro campionato, della Serie D Lombardia, se ne sta parlando a Roma in Parlamento.
Non ci credete? Seguitemi! Regia? Compagni, avanti il gran partito, noi siamo dei lavoratori. Conoscete questa canzone, vero? Inno della sinistra, che virtualmente ha vinto, ma non ancora, comunque davanti a tutti. Come la pendole tese. 59 punti, 3-0 il Caravaggio, Avanzini, Amodeo, Chiurato, e oggi, ma solo per oggi, è in testa. Ma, regia? Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. I grillini non sono d'accordo su questa cosa e quindi a distanza, ma molto molto vicino, guardano al PD. Grillo è come il Pontisola, 2 punti sotto, 4-2 a mezzo corona, con tutta la cavalleria leggera schierata, Crotti, Risi e Salandra. Ma attenzione, perché in tutte le coppie che si rispettano c'è sempre il terzo incomodo. Presidente, questo è per te, meno male che Silvio c'è, la musica suona. Al terzo posto, ago della bilancia che fa paura a tutti, il PDL è lì e non muore mai, è pronto a rispondere ad ogni tua mossa falsa, come il Voghera. Oggi però è lui a inciampare, terza in classifica, perde a Montichiari 2-1, prima Alessandro 1-0, 2-0 annullato, un uomo in più, tac, Lorenzo e Fornito fanno il sorpasso e momentaneamente rimane a meno 6 e a meno 8 dai due da testa davanti. Ma il PDL ha un alleato storico, ce l'ha sempre avuto duro, al nord ha stravinto. Chi è per voi? Sì, la Lega Nord, la quarta forza, da tutti è temuta, può mettere il bastone fra le ruote. Insomma, andateci molto piano con l'Olginatese. Donghi è con lei, 3-1 al Fersina e 2 sole lunghezze dal Voghera. Insomma, è tutto un rebus, non se ne viene fuori. E allora chi si chiama? Il presidente Giorgio Napolitano. La caronnese Napolitano osserva tutti dall'alto, poi deciderà, ma intanto deve pensare ad una nuova grana. L'ex premier Mario Monti, regia. Viva la vita che ci somiglia e l'infinito rigenerarsi. La castellana Monti vuole essere anche lei invitata a palazzo. Quindi non ci sta a sottostare le regole. Mariani e Co entrano al Quirinale e così Caronnese e Castellana 0-2. E l'ultimo posto playoff sempre in gran bilico. Ma attenzione che in una democrazia che si rispetti c'è anche la minoranza, quelli che vogliono far sentire la loro voce tra scioperi, proteste, digiuni, rivolte. Ci siamo anche noi, i partitini! Regia? Accetta nera, bella piscina, aspetta e spera che già l'ora si avvicina. Fratelli d'Italia prende poco come voti, ma è lì, attaccato alla cadreghina, vuole andare al ballo anche lei. E così Giorgia Meloni Lecco vince e conquista Trento con Mauri e Castagna. Oggi l'Exit Poll gli danno 43 punti, a soli meno 3 dal paradiso. Ma non si deve cose in lontananza, non sentite? Stanno tornando, sono loro, i comunisti! Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stanno tornando! Stamattina, mercoledì battono la pergole tese e ieri affossano il Sant'Angelo 4-1 con 2 gol di Cortinovis a Melotti e Baresi. La Prosesto, città rossa per eccellenza, data per morta e sepolta, è più viva che mai. La cura di gioia dà i suoi effetti e oggi è virtualmente salva e sopra il quorum 32 punti, che vuol dire play out e fuori da Senato e da Camera. Su Sant'Angelo stendo un velo pietoso. È come leggere di quei parlamentari trombati. Per qualcuno c'è una gran buona uscita, per falsettine soci neanche quella. Sono come i radicali movimenti autonomi socialdemocratici, che fine hanno fatto? Morti.
Insomma, permettetemi un'ultima cosa, una prece per loro e una cosina per il loro leader Quartaroli e per il loro bomber Giglio, che diceva, io sono om, io rimango qua, non scapp. Quartaroli? Giglio? Insomma, io non ci ho capito niente. Non so voi, l'unica cosa che ho capito è che io sto qua a godermi chi trapergo. Ponte, Voghera, PDL, 5 Stelle, UPD, si farà il gran finale. Pensavo facessi più danni. Invece sei stato bravo, hai distribuito anche, sei dato dei quasi comunisti a quelli della Pergolettese, dei grillini al Pontisola, dei berlusconiani al Voghera. Ho dovuto purtroppo... Dei leghisti all'Olginatese, penso che Olginate abbia forse uno dei pochissimi comuni di sinistra... No, la Prosesto, dai, centrata la Prosesto, perfetto, ci stanno. Comunque vabbè, hai ben riassunto, hai fatto un bellissimo parallelo tra la questione politica e la questione calcistica, perché effettivamente il campionato sarà avvivato dopo il vostro sorpasso. Adesso è una bella lotta, diciamo. Si sono, sì, penso anch'io che comunque quelle tre squadre lì che sono in testa sono quelle che alla fine si giocheranno il titolo. E sicuramente ci sarà da lottare tanto. Io parlo dal punto di vista della Pergolettese, sappiamo che è una sfida dura e siamo pronti a raccogliere la sfida e a non mollare terreno. Ecco. Avete lo scontro diretto col Pontiso, l'avete già giocato? Pareggiato, sì, a Ponte. Manca invece quello col Voghera. No, abbiamo giocato avete anche già giocato Voghera. Anche Voghera, quindi voi pareggiato siete anche... fuori da quegli esatto, scontri, sì. Proprio quelli più sì, diciamo quelli di vertice dei primi tre. Mentre esatto. Voghera e Pontiso devono ancora giocare, sì. Il Pontisola, Stefano, una delle tue ex squadre. Sì. Te l'aspettavi? Un'annata così di vertice, soprattutto così da protagonista? Ma sì, perché la società è buona, i giocatori si conoscono da anni e quindi ci sono tutte le basi per fare una buona stagione. Poi conosco il direttore sportivo, conosco tante persone all'interno della società e ci tengono molto. I risultati, infatti... Noi lunedì scorso dicevamo il vantaggio del Pontisola può essere il fatto di non avere la pressione di una piazza che magari invece hanno per la Pergolettese o magari per il Voghera. Lì si può giocare in più serenità, in maggior tranquillità. Esatto, sì, può essere un vantaggio sicuramente, perché sia a Crema che a Voghera sono molto esigenti, anche a Ponte di sicuro, però ci sono meno pressioni, come dicevi tu. Per ora hanno risposto entrambe benissimo a quello che è successo in campionato, cioè il Pontisola è andato a vincere sul campo e mezzo corona, ribadendo che nonostante le assenze, perché c'erano diverse assenze importanti per squalifica e soprattutto per squalifica e per infortunio, alla sconfitta patita mercoledì con la Prosesto, che è stata abbastanza rocambolesca, noi vi abbiamo proposto le immagini venerdì sera nel corso di Anteprima Parliamo di Calcio, e poi la Pergolettese ha confermato di non temere questo primato, di non aver paura di essere prima in classifica. Lo ha fatto in casa battendo 3-0 il Caravaggio. Andiamo a vedere le immagini della partita fra Pergolettese e Caravaggio. Lancio a cercare Giovanni Amodeo, mette giù bene il pallone Amodeo, allarga per Chiurato, arriva di gran corsa Fellini, la sua conclusione, la parata da parte di Merisio, prima palla gol per il Pergo. Il Caravaggio, Giorgio Merisio, primo calcio d'angolo della partita, palla che arriva in mezzo secondo palla, non ci arriva ancora di testa Lo Russo, ha legato il pallone, Zanola lascia scorrere per Guerci. Zanola prova la conclusione da lontano, Zanola, la palla finisce di poco fuori, palla dentro l'area, ancora il colpo di testa, poi la girata di Valenti finisce sopra la traversa. Amodeo, serve l'avanzamento di Marinoni, il cross, secondo palo per Chiurato, il ponte di testa, libera a pochi metri dalla linea, poi riprende Guerci, prova la conclusione, debole, presa male questa palla, però torna indietro, va ancora a destra per Amodeo, vediamo se ci arriva Giovanni Amodeo su questa palla, riesce a metterla in mezzo a Avanzini, prova la conclusione al volo, e gol! Di Avanzini, il gran tiro al volo di sinistra, la palla che si infila con Brugali, lo pesca l'arbitro. L'espulsione per Longo, diretta per il fallo ai danni di Chiurato, il fallaccio da parte di Longo, non ci sono state neanche tante proteste. Si rigioca Zanola,
Lascia scorrere Vanzini, Fellini, il controllo, la bomba, la palla che rimane lì, Giovanni Amodeo, 2-0, partita in cassaforte per la Pergolettese, raddoppio di Giovanni Amodeo al 16° minuto di gioco. Prova la palla dentro ancora per il colpo di testa da parte di Girometta e il Caravaggio riesce a tirare in porta, se si può definire un tiro in porta. Avanza Marinoni adesso a sinistra, restituita palla ancora a Zanola, Amodeo, palla dentro per Chiurato, la conclusione fuori di mezzo metro, bella azione del Pergo. Deve tornare indietro, può liberare il sinistro, crossare dall'altra parte per Girometta che insegue, prima di lui c'è Russo, gli passa davanti, conquista il pallone, prova il dribbling, adesso Girometta riesce a mettere una palla tesa in mezzo, attenzione Vitali, non ci arriva, la palla finisce fuori. Tanto lo Russo, il cross, il rinvio da parte di Fornoni, palla che rimane lì, Milani palla dentro per Chiurato, attenzione a campo, il gol di Chiurato dopo la bella assist da parte di Milani. C'è da dire che è stata la giornata dei bomber quella appena passata, pensavo che tu lo citassi nel tuo pezzo questa cosa, perché hanno praticamente segnato tutti, almeno 8 dei primi 10 se non sbaglio. Spampatti, Spampatti, ha segnato Salanda, ha segnato Castagna, ha segnato Amodeo, ha segnato Lorenzo, ha segnato Alessandro, ha segnato Cristofoli, sono rimaste secco sono Magnini e Acquaro, Magnini della Castellana e Acquaro del Trento in questa speciale classifica. Gli attaccanti del calcio sono come le belle donne nella vita, non fanno mai male e ci vogliono sempre. Una serata, cioè, di massa. Neanche Bosco, signori. Stefano, da portiere, che tipo di attaccante ti dà più fastidio? Quello piccolo, veloce, quello che non so, tira da lontano. In generale tutti. Però devo dire, quelli tipo un Federico Cantoni, che non sai mai cosa possono fare, se possono cacciare di destro, sinistro. Sono imprevedibili, ti inventano la giocata o il passaggio filtrante per il compagno. Quelli un po' completi in vari tutti i sensi, anche se devo dire che ultimamente Romanini mi sta impressionando parecchio. Sta impressionando a Ciliverghi, mi sa che se lo stanno vedendo. E domenica ce l'abbiamo avversario, quindi. Però Stefano, scusami che mi era appoggiata lei la domanda. Un commento da portiere sulla, io dico, regola assurda, espulsione e rigore. Da portiere, che ne pensi? Un flash. È assurda. È assurda perché privare anche una squadra di un giocatore in meno, poi il portiere, a meno che è plateale l'atterramento dell'attaccante, non fa apposta a far cadere l'attaccante, quindi è assurdo. Scusami, ne parleremo dopo perché nell'Olginatese Fersina c'è proprio un episodio che dopo ne parliamo. Bene, abbiamo visto di questo quando genere. Abbiamo devo dire che Cisano Gian, abbiamo visto l'episodio ieri è successo una cosa del genere. Sono anche esagerati perché tanti attaccanti esagerano anche nel, magari traggono tu l'arbitro. Fai, sì, tu, perché non siamo attaccanti, ma dove no, io dico che sono, secondo me bisogna valutare bene ogni azione, nel senso c'è, cioè, azione, poi bisogna valutare l'intenzionalità del portiere, proprio la dinamica, ecco, quindi dopo guardo le immagini e giudico anch'io cosa è successo. No, però senti, visto che Stefano non è vecchio come me, ma io ho giocato anch'io in porta, qualche anno magari insieme di età l'abbiamo fatto, ti dico però, se tu ti ricordi magari quando tu eri più giovane c'era il valore dell'attaccante che saltava, sì, al portiere, sì, adesso esatto. Non lo salta più nessuno. Esatto, sì. Non è comodo. No, cioè, non gli viene comodo, esatto, è giusto così. Clara ha segnalato, ci sono già un sacco di messaggi. Sì, ci stanno scrivendo, allora intanto c'è Michele Patrini che ha deciso di darsi i messaggi stasera, dice, grande Gottone, questa settimana tocca a me salutarti, scusami per oggi pomeriggio. Un abbraccio. Tra l'altro, noi abbiamo fatto i conteggi sui quattro ospiti. Allora, la settimana scorsa c'erano quattro ospiti, noi abbiamo finito con una vittoria, quella della Provi Giovano Suardese di Michele Patrini, due pareggi, il Sanico di Mister Adonelli e la Rivoltana di Locatelli, e io della sconfitta della Cesano non me ne assumo responsabilità perché Gisalberti non era in campo. Era qua in studio, ma non era stato schierato, per cui noi ci asteniamo, giusto? Però io, scusami, bilancio positivo. Ho visto Michele nel tugurio, volevo chiedere a Bobo se, con che amico si trova meglio nel tugurio. Sicuramente con Patrini. Il giornalaio non mi fa lavorare come voglio io. Non avevamo dubbi, guarda. Ma secondo me anche Giulio se ne sarebbe rimasto volentieri qua in studio, giusto? Sì, no, sicuro. Ma tra
l'altro in settimana ho spiegato a Bobo come, perché lui scrive sempre in maiuscolo nelle chat, così perché gli ho detto, è minaccioso. No, gli ho detto togli il caps lock, e lui mi fa: in che programma devo entrare? E c'è il tasto della tastiera, è il maiuscolo, spiegaglielo. Comunque sì. E poi il maiuscolo è come se uno urlasse, per sì. Cui è prova va a stare, bene, è vero che tu sei Federica abbastanza... prova a stare vicino a Bruson tutte le domeniche. Ok, vabbè, ti possiamo capire, va bene. Beh, allora, aspetta, dico al volo anche l'altro messaggio di Patrini, che dice: grande Bruson, mi sa che di notte non dormi per inventarti monologhi infiniti. Un grande abbraccio a Stefano, grazie Patro, buon compleanno, ricambio. Vabbè. Patro, grazie, un saluto anche a Giulia e poi anche a Bobo e Super Ciono Go. Noi adesso lasciamo qualche minuto di spazio, grazie che mi hai salutato Michele, lasciamo qualche minuto di spazio anche tu Clara, potresti ringraziare, alla pubblicità, poi torniamo a vedere le interviste di Pergo Caravaggio. Gol, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai. Gol, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai. Facciamo vedere quello che sta succedendo in studio. Andiamo invece subito da Roberto Venturato, mister della Pergolettese, che ha commentato così la vittoria sul Caravaggio di ieri. E questa vittoria ottenuta nonostante tutte le assenze anche. Sì, beh, ma questo purtroppo abbiamo avuto qualche infortunio da scontri di gioco, situazioni eccetera, che ci hanno provocato qualche assenza. Questo sicuramente magari limita un po' le scelte, però credo che questo è un gruppo che complessivamente ha sempre lavorato con grande attenzione, con grande voglia e con grande passione. Questo in questo momento secondo me comincia a vedersi, però come sempre io devo sottolineare anche l'aspetto che non dobbiamo accontentarci, ma dobbiamo pensare di poter fare di più e pensare che dobbiamo ancora tanto da fare, che mancano 10 partite alla fine, ci sono 30 punti in ballo e questa situazione sicuramente può mettere in gioco qualsiasi squadra. Risultati di oggi: Pontisola ha vinto, Voghera ha perso. Questo dà un indizio importante su quale sarà l'avversaria principale della Pergolettese? No? Io dico che mancano 10 partite e 30 punti, e quindi in questo momento è inutile guardare il Pontisola, sta dimostrando da tutto il campionato di essere una squadra all'altezza e che vuole provarci fino in fondo. E credo che Voghera sia altrettanto abbia capacità e squadra rosa per poter lottare fino in fondo. Ritengo che Olginatese e Caronnese possono rientrare, per cui adesso ci sono anche questi scontri diretti anche con noi più avanti, e sono tutte partite fondamentali. Questo mese poi ci giochiamo molto, ci sono tante partite ravvicinate ed è importante rimanere molto concentrati e molto umili, perché in questo momento c'è ancora tanto da fare. Non so se hai seguito, stavi parlando con Stefano, magari con non la coda dell'occhio, ma c'è una linea societaria, cioè siete tutti molto prudenti, è vero che ci sono ancora 10 partite, però è anche vero che voi sulla carta vi siete liberati degli scontri più complicati, quelli su cui perdere punti può diventare più importante. Sì, abbiamo già incontrato, diciamo, le due squadre più vicine a noi, però comunque ogni partita è abbastanza insidiosa, quindi io resto sulla linea del mister, nel senso che non mi fido troppo a parlare di questo campionato, preferisco guardare partita dopo partita a quanti punti otteniamo. Il Voghera ha perso ieri, ha perso a Montichiari in 10, cioè con il Montichiari in 10 in vantaggio di un gol, e poi si è fatto rimontare. Non è la prima volta che nell'occasione di accorciare le distanze su chi sta davanti il Voghera casca, e questo io vorrei chiamare anche in causa magari Bobo, è sintomatico, nel senso che se non riesci a chiudere quando devi chiudere forse ti manca qualcosa. Faccio un'affermazione un po' provocatoria. Secondo me il campionato è finito. Addirittura. Sì, anche perché secondo me le due inseguitrici alla fin fine molleranno gli ormeggi. Perché io sono convinto che già la società più attrezzata, secondo me, di questo girone per affrontare un discorso di Lega Pro è la Pergolettese. Pontisola non so se riuscirebbe a coprire l'eventuale budget dell'anno prossimo, e poi Troiano continua a dire... Io non dico cosa sta succedendo qua, ma poi ne sorvoliamo. E Troiano poi continua a dire che alla fine dell'anno dovrà ripensarsi. Perciò secondo me
a Pergolettese, nonostante si tocchi i gioiali di famiglia. Secondo me il campionato terminerà forse domenica prossima o tra due domeniche massimo, quando ci sarà il turno infrasettimanale. Giulio, vuoi dire qualcosa in difesa del Pontisola invece? Comunque ha avuto una bella reazione ieri nel dimostrare che nonostante la sconfitta, cioè ricordiamo che la sconfitta di mercoledì con la Pro Sesto è arrivata veramente in malo modo, perché erano riusciti a riagguantare il pareggio praticamente al 90esimo o poco, e nel recupero hanno preso il gol del 2-1, per cui era comunque una sconfitta che avrebbe potuto tagliare le gambe. Porrina aveva detto: io spero che questa sconfitta serva per svegliare gli animi, visto che comunque arrivavamo da un periodo non particolarmente brillante, e ha avuto ragione. No, ma la cosa sicura secondo me è che non mollerà di certo adesso, cioè è ancora prematuro per finire il campionato in qualche modo, quindi credo che già ieri l'ha dimostrato, continuerà a stare lì, cercare di star lì. Poi è vero che tutti i lavori sono un po' concordi che questo campionato l'unica che lo vuole vincere veramente è la Pergolettese. Il Voghera, come tutti gli anni, è un po' il punto di domanda, non si capisce se effettivamente lo vuole vincere, o magari lo vuole vincere, però ogni anno c'è sempre qualche problema, o magari qualche dissidio all'interno tra dirigenti o altre problematiche. Il Pontisola, che avrebbe tutto come tranquillità per salire, bisogna vedere se riuscirà a stare al passo adesso della Pergolettese, visto che adesso deve inseguire lei. Stefano, tu l'anno a Voghera l'hai fatto? Sì. Eri giovanissimo, diciamo. Sì, 18enne. Che cosa ti ricordi di questa piazza così calda e di questa società? Sono dei ricordi bellissimi, mi sono trovato benissimo. Una piazza calda, esigente, però per uno che gli piace giocare a calcio anche a livelli così è tanta roba. Cioè, solo che, come diceva lui, ogni anno sembra che ci sia sempre... scusate... sembra che ci sia sempre qualcosa. Che sia sempre l'anno buono e poi alla fine... Sei lì, poi succede qualcosa, non si sa perché, e alla fine perdono dei punti. Però sicuramente la piazza di sicuro vuole andare su, non vede l'ora di salire, perché dopo anni e anni di Serie D, un po' ti logora la situazione, e sicuramente tutti vogliono fare il gran passo. E se sono lì, penso che, a differenza di quello che dice Bobo, secondo me daranno un po' di filo da torcere a loro, al Pontisola, un po'... in generale. Quindi Bobo non è fiducioso nel Voghera, invece è fiducioso nel Pontisola Giulio, è fiducioso nel proprio campionato anche l'Olginatese, che nonostante quello che si diceva, squadra giovane, inesperta, magari fa un bellissimo girone d'andata ma crolla nel ritorno, ha dimostrato anche ieri contro la Ferrastina in casa di non avere nessunissima intenzione di mollare. Io chiedo a Daniele di commentare. Abbiamo fatto uno scherzo, cioè abbiamo fatto come quando ai cantanti si chiede di cantare togliendo la musica e poi rientrando. Non sono gli highlights che hai visto tu oggi. Ci mancheranno delle cose, vediamo se riesci a seguire la cosa. Beh, magari sarà rimasto che l'Olginatese è in maglia bianconera, il Fersina è in maglia giallo-blu. Punizione di Donghi, è il tiro da lontano e c'è la parata da parte del portiere della Fersina, Chimini. All'11esimo c'è l'azione che porta al calcio di rigore, passaggio a Cristofori per Donghi, cade a contatto con Micheli, l'arbitro appunto segna il calcio di rigore. Dal dischetto segna Donghi, giocatore molto esperto che spiazza il portiere ospite. L'Olginatese continua ad attaccare, è una prima frazione di gioco che vede la squadra lariana in positiva, però nella ripresa c'è la reazione da parte degli ospiti con un tiro dalla distanza che termina di poco a lato. Il gol del 2-0, scacca Barozzi, lancia Donghi entra in area, evita il rientro del difensore e batte il portiere con un bel tiro di destro, e il gol al 15esimo del 2-0. Fersina in 10 perché espulso Matteo Bazzanella, ma sugli sviluppi di una punizione di Micheli tocca Fabio Bazzanella, l'altro dei due Bazzanella. Al 47esimo contropiede, l'episodio di cui parlavo prima, Marchesetti solo in area, cade a contatto col portiere Chimini, l'arbitro non espelle, non ammonisce nemmeno il portiere trentino, segna il rigore, Marchesetti, ex Sant'Angelo, segna il gol del 3-1, poi la partita finisce, probabilmente il Fersina era già in 10, l'arbitro non se l'è sentita, sbagliando secondo me evidentemente, però è un 3-1 già deciso che il risultato viene ammesso poi dagli stessi dirigenti del Fersina, e l'Olginatese, come tu giustamente dicevi, continua a regalare gol e spettacolo. E mercoledì c'è il bellissimo derby ad Olginate, quello fra Olginatese e Lecco, che sicuramente regalerà emozioni, le ha regalate anche il Lecco, poi ti faccio intervenire Clara, so che ci sono un sacco di messaggi, le ha regalate anche il Lecco andando a vincere in questo scontro fra squadre di grande blasone per 2-0 a Trento. Vediamo dagli amici di Lecco Channel la sintesi dell'incontro.
Attenzione. Bene, dalla parte opposta Castagna in area di rigore, il tacco per la corrente Mauri, cerca la linea di fondo, il cross. Dai! Arriva al di Gianni, la conclusione alta. Di Sceglie guarda per un attimo la porta, la riguarda, il tiro e attraversa di Sceglie. Rudy guarda in avanti dove c'è Salao che di petto riesce a mettere giù un buon pallone, si gira, c'è Mauri alla sua sinistra. Salao il tentativo da fuori, la parata di petto del portiere Sforzin. Aldegani Romeo, Cilfone direttamente in porta e la palla che dà l'impressione quasi di essere entrata. Si allungano sull'out di destra, adesso entrano in posizione centrale in area di rigore, la conclusione in porta. Incredibile cosa sbaglia De Zerbi. Buon per i blu celesti che non sia arrivato con i tempi giusti a quadro. Intanto è ottimo il servizio per Mauri che si può presentare davanti a Sforzin. Lo salta Mauri, la conclusione del gol per il Lecco. Gol per il Lecco. Mauri a segno in contropiede al secondo minuto del secondo tempo. Bellissimo il servizio oltre la linea dei difensori del Trento. Mauri arrivava da dietro, si è presentato davanti a Sforzin in uscita fuori dall'area di rigore, lo ha saltato sulla sua sinistra ed è andato a depositare la palla in rete. Chiama la panchina Aldegani, ma c'è Castagna che è solo davanti al portiere, lo salta e mette la palla fuori. Presentarsi con Salao sulla sinistra, Salao cerca di saltare, vai, Diana, vai. Un rimpallo è buono, Salao dalla sinistra entra in area, Salao mette il rigore per il Lecco e anche probabilmente il cartellino, vediamo di che colore per Casa Grande. Assolutamente. I giocatori del Trento lo hanno attoniato, è rosso, giustamente il cartellino rosso per Casa Grande. E ricordiamo Trento che giocherà il resto della partita in 11 contro 10, va Davide goal. Castagna del gol, 2-0 per i blu celesti. Castagna ha spiazzato completamente Sforzin, portiere a destra, la palla a sinistra. E bravo Davide che come calcio di rigore quest'anno sta avendo una percentuale, non mi ricordo se perfetta, ma altissima comunque. Cerca il gioco di gambe dalla parte opposta, Salao. Salao sulla linea dell'area di rigore. Salao cerca al fondo la conclusione, però si spegne lenta dalla parte opposta. Si trova ancora intanto Asiedu, riesce a approfittare di un'indecisione del Trento, poi si viene dalla parte opposta Castagna stoppa la palla, si fa toccare la palla dal portiere in uscita sul pallonetto. Attenzione però al brutto rinvio di Redelli direttamente fra i piedi del giocatore del Trento. Ottima l'uscita di Frigerio sui piedi di Acquaro, i blu celesti di arrotondare, nulla di fatto. Di Ceglie in pressing cerca di andare alla conclusione dal centro, la palla che sfila di poco alla sinistra del palo di Sforzin e il signor affattato manda tutte negli spogliatoi. Quindi l'Ecco che è andata a vincere sul campo del Trento, Trento la cui ripresa sembra vicina, ma è stata un'illusione perché il Trento è tornato a non fare risultato. Clara, vai. Sì, ci stanno scrivendo in tantissimi. Intanto c'è un telespettatore che precisa che il Darfo ha 33 punti, ma 3 punti di penalità e non 2. E non 2, è vero. Poi ci scrive, allora aspetta che ne ho tantissimi, Bambulotta, un messaggio per Bobo Santi. Secondo me la Pergolettese non dovrebbe parlare di cosa è giusto, soprattutto per tutti gli aiuti che sta avendo. Ma adesso dovrebbe spiegarci meglio di cosa si tratta, poi magari possiamo confermare. Polemicamente da chi ne ha detto che conferma, è vero. Poi ci scrive, dov'è? Lodovica di Roggione e ci scrive: Amedeo sei bellissimo, bravissimo, forza tigre, forza Pergolettese. Ah, a proposito di, non di tigri, ma di nomignoli, tu in Facebook sei, adesso vado a prenderti un secondo, perché... No, no, lui. Perché è un soprannome, in Facebook sono Amedeo Torachita Chinardi detto la tigre. È un nome un po' lungo. Pensavamo noi. No, tigre per quel motivo lì in realtà. Ma viene da un fumetto. Viene dal fatto che è stato che ho un tatuaggio con una tigre. Ah, okay. E da lì gli amici hanno cominciato a chiamarmi tigre, comunque un po' per le caratteristiche in campo, un po' perché c'è questo tatuaggio e da lì è continuato e tanti mi conoscono con questo nomignolo. Ok. Ma il Torachi? Praticamente quello viene da una cultura rap di cui io sono appassionato, una canzone rap che ho riportato come mio soprannome perché mi piacciono determinati valori. Quando si parla di calcio lei capisce. Infatti Clara aveva già capito tutto. Visto. Allora continuiamo invece con il calcio giocato al Zamocene, 2-0 sul proprio campo contro il San Georgen. Vediamo il 22esimo gol di Spampatti.
Amici sportivi, un cordiale saluto a tutti e benvenuti alla 28esima giornata del campionato di Serie D Girone B. Si gioca qui allo stadio comunale Pesenti Pigna di Alzano Lombardo l'incontro fra l'Azzanocene e il San Georgen. Al 15esimo, attenzione a Spampatti, ecco il tiro a girare, palo! Lancio di Gestra per Erba, il controllo, cerca di superare l'avversario, va alla conclusione, tiro però piuttosto debole, bloccato dal portiere. Siamo al 20esimo. Lancio per Spampatti. Con la Spampatti si gira, supera un avversario, il traversone e il gol! E il gol di Confalonieri. Grande azione di Spampatti. Parte Spampatti, conclusione a girare, c'è il 2-0! E c'è il 2-0. Grande calcio di punizione di Spampatti. Ed ecco in questo istante il triplice fischio di chiusura. Alzanocene batte il San Georgen per 2-0. Il gol, lo ripeto, di Confalonieri e Spampatti. Qui in studio chiedevano, ma adesso non so perché lui è impegnato a fare un'altra cosa che serve a me, per cui chiedevano il replay della punizione di Spampatti che è stata, cioè non so, si sa che lui è tira così, ma nessuno potrà mai arrivare Stefano, a pararle, perché togli veramente da le ragnate dall'incrocio. No, l'ha messa proprio là. Ma lì penso che sono tiri che uno, quasi giocatore di campo, cioè non te le puoi inventare, cioè, se non ce l'hai di natura, non puoi dire oggi tiro la punizione così. Cioè, sicuramente è una tecnica che va affinata, ma devi averla nel repertorio. Poi la puoi affinare sicuramente, perché se pensiamo anche ai più grandi, Cristiano Ronaldo sapeva tirare bene, non sapeva tirare la maledetta, ha imparato a tirare la maledetta. Cioè, ecco, grande regia. Cioè, osserva però, il destro, tac. Cioè, barriera che alza, potente nel set. Capito, la guarda dove però la devi avere nel DNA. Deve essere una cosa, sì. Allora, il tuo collega non ha nessuna... Guarda, grande regia, collega tuo, guardando. Stefano, nessuna colpa. No, perché vedo anche che... ha spinto e non c'è niente da fare. Non è che allora, una partita lui. Che quindi ha regalato 3 punti all'Alzanocene, la partita in sé non è stata particolarmente avvincente, non ci sono state grandi occasioni al di là di quelle che si sono viste, ma Giacomo Miniani dice, vabbè, il risultato ci va bene così nonostante la prestazione, sentiamolo. Giacomo Miniani, era importante vincere, fare i 3 punti quest'oggi, anche se non è stata una bella partita, ma appunto l'importante era conquistare questa vittoria. Sicuramente una partita era difficile sia per noi che per loro, anche perché noi venivamo da 15 giorni che non si giocava, quindi sai, poi ti ritrovi a giocare una partita oggi come oggi era la più importante del campionato, perché sai, vincere oggi è stato molto importante, hai 3 punti, questi rimangono staccati, la squadra prende morale. E ripeto, l'importante oggi era solamente vincere, l'abbiamo fatto, il modo in cui è venuto secondo me è stato anche non un ottimo calcio, ma un discreto calcio, perché se vediamo anche i 2 gol sono stati 2 belle azioni, e quindi sai, però ti ripeto, l'importante era vincere e ottenere i 3 punti. Confalonieri e Spampatti sono andati a segno, Spampatti 22 gol personali in questa stagione, a conferma appunto che l'attacco della Zanocelli funziona, e funzionata bene anche la difesa nonostante pronti via l'infortunio di Rossi. Vabbè, come dici tu, penso che Spampatti non è che dobbiamo stare qui a scoprirlo adesso. Confalonieri ha fatto il suo, ma a parte il gol ha fatto un grandissimo lavoro in fase difensiva. Dietro non era facile, dopo 10 minuti si fa male a Rossi, uno dei giocatori più importanti, sai, che guida la difesa. E ho fatto la scelta di Vigani perché loro avevano anche un attaccante alto e forte fisicamente. Il ragazzo si è disimpegnato molto bene, ma l'avevo visto già venire in settimana. Gli ho fatto i complimenti e spero che da questa partita capisca che se è concentrato, come sono concentrati tutti i ragazzi, può dire la sua in questo campionato. Ecco, per chiudere, cos'è piaciuto di più a Giacomo Mignani quest'oggi della Zanocene? Il risultato. Il risultato è sicuramente piaciuto a Giacomo Miniani. Clara, avevi qualcos'altro da aggiungere qui veramente? Sì, beh, qua ci continuano a scrivere. C'è Maria Pia che ha 2 quesiti. Il primo è che maglietta porta. È vero, non l'abbiamo detto. Una volta che ce l'hai non l'abbiamo neanche detto. Esatto, rispondiamo. Tu sai della che maglietta porti? Della Rivoltana. Brava. Ho visto, lo so tutta. E poi sempre Maria Pia. E ringraziamo Francesco Iacini perché ce l'ha appuata lui. Esatto, grazie Francesco. E poi sempre Maria Pia ci chiede, no, dice, Bruson, ci sei mancato, ma hai contato bene le schede elettorali.
migliaia di registri, pensavo a voi. Ma però anche ho tu fatto avevi bene. Come si chiamano? I rappresentanti di Issa, sì, che scassavano i maroni su. No, e tu hai no? Ma il momento, allora, il momento che io ho inviato qua due messaggi, forse li avete anche letti. Sì, li abbiamo letti. Era il momento in cui il segretario, che è il peggiore di tutti come lavoro, infatti, era il momento in cui stava facendo i conti finali, però in grosso del mio lavoro era fatto. Era già fatto. Io pensavo ai capelli di Ghisalberti, a quella chioma del Ghisalberti, è là, pensavo al patro. Cosa avevi da fare? Tu pensa che dovevi fare. Allora, noi dobbiamo tornare a parlare di un'altra serie di argomenti che riguardano la serie D, fra cui l'esonero di Corrado Cotta, non perché faccia notizia adesso, è vecchio di qualche settimana, ma perché il suo sostituto non sta avendo i risultati che la società voleva. Ma prima andiamo in pubblicità e poi torniamo a parlare anche di questo. Gol, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai. Gol, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai. C'è da dire che abbiamo un sacco di interruzioni e tu hai un sacco di messaggi ancora. Cioè, possiamo parlare, Carla, stasera? Ce n'è uno anche per me, scusa Clara se interrompo. Volevo salutare l'amico Emanuele Carlo Stuni, siamo con te. Lui è riuscito a cacciarci dentro la Juventus anche stasera. Infatti. Comunque, allora ci dicono, parlate dei ragazzini della Juniores che sono stati buttati nella fossa dei leoni e che si sono comportati con onore. Se riferimento, era Sant'Angelo il riferimento. Il riferimento è vero, io nel mio pezzo ho parlato indirettamente di Sant'Angelo, ma di Quartaroli. Ma visto che noi ci parleremo, perché abbiamo anche un'intervista realizzata con il mister della Processo di Gioia e con Porrini sul che la questione di Sant'Angelo. Appunto, cito Caruso, Giglio, Manna, Di Gioacchino, praticamente hanno preso il via. E quindi ieri il Sant'Angelo ha schierato la seconda squadra, cioè quasi un'ora spura. Ed erano con la Processo in vantaggio 1-0. Quindi sì, tanto di onore, chapeau a Falsettini, perché sta facendo veramente qualcosa di grandioso, ma non, chapeau a questi ragazzi, veramente. Allora, chiudiamo il discorso, alziamo scene, San Georgen, con l'intervista al presidente del San Georgen, che parla della sua squadra e di queste trasferte impossibili. Al termine della partita fra Zanocene e San Georgen, avvisiamo il presidente del San Georgen, Brucker, sentiamo la sua impressione su questa partita. Ma sì, era una gara che poteva finire benissimo anche in pareggio, penso come è andata la gara, però ecco, c'è l'uomo di differenza che hanno tutte le squadre qua, Zano è spampati con un cross che ha fatto fuorire il colpo di testa dell'1-0 e poi su una punizione che non deve essere commentato perché parla da solo. Comunque questa era la differenza per me in campo, perché abbiamo giocato la nostra partita, ci va un po' storto tutto per dire, perché nel primo tempo potevamo sicuramente andare in gol anche noi, però ecco, questo fa forse la differenza, quello che noi non abbiamo e le altre squadre, uno o due uomini che fanno la differenza, ce l'hanno. E questa non è stata una bellissima partita, comunque San Georgen ha mostrato molta determinazione, questa sarà la carta da giocare da qui fino alla fine. Ma certo, noi siamo, la nostra realtà è questa, che veramente noi dobbiamo mettere domenica in domenica tutto, perché anche il 100% non ci basta, dobbiamo andare oltre, e quando andiamo oltre facciamo questi risultati. Noi siamo contenti di ogni punto che prendiamo nell'arco del campionato, però ecco, da adesso in poi forse qualcosina in più dobbiamo fare, perché sennò diventa critico la situazione. Però ecco, quello era il nostro obiettivo, giocarsi magari ai play-out la salvezza. Siamo ancora lì per poco forse, però dico, cerchiamo domenica in domenica e cerchiamo i punti che troviamo, forse adesso in casa dobbiamo fare i punti che ci servono. Giochiamo domenica in domenica? Voi giocate domenica San Georgen? Non ti ricordava nessuno questo accento particolare? No, Georg? Cioè, no, Stefano, non fa gli affari tuoi, non ti ricorda nessuno? Sta arrivando di tutte e di più. Ok, ascolta questa voce, dimmi se la riconosci. Questa volta è rigore, ecco. Non ci sono tanti che tencano. Padre Gior, no. Ma che stanno facendo? Stiamo festeggiando, uno di tutti i santi, cioè? San Ciro, ecco, ovviamente. E poi proseguiremo con San Paolo, certo, con San Nicola e Sant'Elia. E con San Georgen. Sta giocando a calcio. Ok, ci sta benissimo, non me ne voglia il presidente San Georgen, ma io quando l'ho sentito oggi la prima cosa che mi è venuta in mente era Fiorello, che faceva Padre Georgen, per cui l'abbiamo riproposto. Cosa sta succedendo? Sono scatenati sulla prima. È colpa
Amadeo. No, allora, hai fatto cadere il mio Oscar. Non c'è il Papa, non c'è un governo. Ah, vado gli Oscar. Poi vorrei signore, dire che, un momentaccio. Vorrei dire che ho più Oscar io di DiCaprio. Allora, è sempre quello, dai. Vabbè, comunque, no, ci precisano. La bambulotta si riferiva agli aiuti arbitrali che fanno di tutto per far salire la Pergolettese in C2 da quando Macalli è presidente di Lega Pro. Okay, era questo il sottile collegamento. E devo leggere anche, comunque solo invidia, forza Pergo, riprenditi il posto che era tuo. Ok, va bene, loro stanno litigando sulla nostra pagina Facebook su questa cosa. Io sono dell'idea che normalmente le cose ti ritornano indietro nell'arco di un campionato, per cui anche là che non ricordo particolari episodi che vi riguardano, se no magari in sfavore di Trento piuttosto, esatto, che altre, no, situazioni. Un campionato abbastanza lineare, non ricordo. C'era stata la partita con la Serie A, sì, quella famosa. Il casino ha poi riviste la Moviola. Esatto, ho visto che voi stessi l'avete analizzata. Secondo me basta, capitolo chiuso. Va bene, allora andiamo velocemente perché sennò qui veramente non abbiamo più tempo per far nulla. Guardiamoci, è commentata Caronnese Castellana, mi fate dei segnali? Non è commentata, abbiamo solo i gol però. Per cui andiamo a vedere i due gol di Caronnese Castellana e poi facciamo magari un appunto a quello che sta succedendo. Ricordiamo, la Caronnese ha perso in casa con la Castellana 2-0, i gol li ha messi a segno al 32esimo Mariani e al 28esimo del secondo tempo eccolo qui. Contropiede classico, no, il primo ho visto un po' la difesa ferma e un gol abbastanza evitabile, questo probabilmente quando tenti di andare a pareggiare, e stupisce un po' anche perché non nascondiamoci, la Caronnese è una delle squadre che ha investito tanto in questo campionato. Più che altro stupisce il fatto che Cotta sia stato esonerato perché non arrivavano i risultati, non si voleva perdere il treno dei playoff, sì. Ma il treno dei playoff rischia di passare e la Caronnese rischia di rimanere giù. Bobo, come vedi la possibilità di rientrare nei giochi della Caronnese? Ma secondo me è molto flebile, e secondo me la squadra che rientrerà nei playoff sarà l'Ecco, anche perché c'è un grosso potenziale a livello squadra. La Caronnese è troppo discontinua, anche nell'ultima intervista Cotta ha un po' catechizzato i suoi giocatori dicendo che se non si entra con una certa mentalità in campo i risultati sono duri a fare. Secondo me lui ha pagato la sua franchezza, il suo esonero, perché ha detto penatura, Ramella due partite un punto. Se si dovesse analizzare un po' la situazione squadra, Ramella dovrebbe rimanere a casa diretto come un fuso. Bobo, dimmi. Il calcio mercato è cominciato, sta per leggere un messaggio. Io sto aiutando la Clara perché a volte non conosce i nomi. Io penso qua c'è un profumo di calciomercato. Vai. Okay. Allora, grande. Ma Massimo è colpato che non ha capito e non doveva leggerlo. Facciamo così. No, allora, grande Gotti, fatti portare da Bobo e Stefano nel mio quartier generale che metti su qualche chilo. Ciao a tutti. Firmato Maurizio Tassi. Okay. C'è un tentativo d'aggancio da parte dell'armista dal San Colombano. Per il venerdì sera, poi le nostre mangiate. Ah, volentieri, dai. Per un venerdì sera tra tattica e polenta. Non so cosa mangiate il venerdì più sera. Più che tattica si beve. Si beve, ah, ok. Più che mangiare si beve, ok. Allora, io salterei le interviste che c'erano in scaletta per passare, cioè due interviste, per passare invece al discorso Sant'Angelo. Il Sant'Angelo, come diceva Stefano, ha giocato domenica a Sesto con la Juniores, però quantomeno ha giocato, visto che non si giocava a Sant'Angelo. Il problema sarà che domenica si riproporrà il solito discorso, il Sant'Angelo dovrebbe giocare in casa con l'Oginatese, ma con ogni probabilità, visto che Quartaroli è desaparecidos e non firma l'autorizzazione, nessuno se ne piglia la responsabilità, noi non riusciamo a capire, stiamo cercando di chiarire adesso, abbiamo cercato anche il sindaco di Sant'Angelo, ma magari in settimana riusciremo a rintracciarlo, non ci siamo riusciti per capire se qualcun altro può firmare al posto di Quartaroli l'autorizzazione o se magari si può giocare, come dicevi tu Giulia, a porte chiuse. Guarda, sia il sindaco che il segretario della Lega Dilettante hanno rilasciato in settimana un'intervista. Il sindaco praticamente dice che non si capisce chi è il proprietario del Sant'Angelo perché in comune non è arrivato un aggiornamento quando c'è stato il passaggio di proprietà. Il segretario della Lega Dilettanti, che è De Angelis, conferma di fatto anche che la Lega non ha ricevuto nessun censimento aggiornato della nuova proprietà, ma soprattutto la cosa curiosa è che non multano il Sant'Angelo. Di solito quando le società rinunciano c'è anche la multa.
a Sant'Angelo non arriva la multa, sai chi la potrebbe pagare poi, perché è il comune che lo chiude e non è la società che non scende in campo o comunque non c'è la rinuncia. Ok, vabbè, sa di fatto che se si arriverà alla quarta rinuncia, tutte le partite che da lì in poi non verranno giocate insieme a quelle quattro che non sono state giocate, saranno date perse 3-0. Però intanto il Sant'Angelo sta giocando e ha giocato, quindi chi ci ha giocato contro si porta a casa o non si porta a casa i punti. Però, che aspetta un secondo. Che dicono da Sant'Angelo che purtroppo, che questo veramente è un male, oltre alla prima squadra, tu fai del male alle giovanili. Certo, assolutamente. Quindi se tu squadra muori, e questo che non vogliono, io ho delle fonti che mi dicono che a Roma stessa non voglio levare all'espulsione dal campionato, perché tu fai male a tutte le 8, 9 squadre, 10 che tu hai dietro, perché in automatico, e lì Fede parliamo di radiazione. 18, 20 ragazzini a squadra, con famiglie, sogni, cioè un uomo che ha rovinato dei sogni, ecco, mi è venuto in mente così. Questo sicuramente, noi siamo più materiali e ci stiamo occupando di quello che succederebbe a questo girone e alle avversarie. Abbiamo chiesto al mister Di Gioia, al mister della Pro Sesto, che adesso si sta veramente risollevando, è la quarta vittoria in 5 gare e la penultima vittoria l'ha raccolta proprio a Ponte, e a mister Porrini, che in una situazione simile si è trovato, perché comunque era a Cologno, che cosa ne pensano di questa cosa. Sentiamo cosa ci hanno risposto. Domenica voi giocherete con Sant'Angelo? Si giocherà, perché non si gioca a Sant'Angelo, ma se va avanti così Sant'Angelo fra 15 giorni sarà fuori da questo campionato e tutte le sue avversarie avranno la vittoria 3-0 a tavolino. Le sembra giusto? No, questo no, infatti ne parlavamo anche in settimana, e secondo me qualcuno deve prendere una decisione netta, perché andare avanti così non va bene per nessuno. Faccio la stessa domanda che ho fatto al suo collega. Caso Sant'Angelo, probabilmente questa squadra sparirà da qui alla fine del girone d'andata e ci sarà chi avrà il vantaggio di poter avere il 3-0 a tavolino. Lo ritiene giusto in un campionato così equilibrato dove un punto, due punti, tre punti contano? No, purtroppo però è quello che il calcio italiano, sia professionista che a livello dilettantistico, ha creato. Perché molti sapevano, io sono di Crema, molti sapevano che il Sant'Angelo aveva difficoltà già all'inizio del campionato. Purtroppo probabilmente non ci sono regole per far sì che queste squadre sin dall'inizio non partecipino, e quindi partono come è partita l'anno scorso ad esempio la Colognese, non è sparita perché ha trovato un gruppo di ragazzi che volevano continuare, un gruppo di persone che avevano passione, che lavoravano gratis, e questo non è calcio. E quindi Sant'Angelo è l'ennesima prova che il calcio italiano, insomma, a tutti i livelli, secondo me, va un po' rivisto per far sì che non ricapitino cose di questo tipo. Siete d'accordo? Quello che chiedo magari anche a voi da casa, io so che i tifosi del Sant'Angelo ci seguono e che normalmente rimangono sempre molto impressionati da quello che si dice della loro squadra, e chiederei magari anche a Giulia e a Bobo, ma soprattutto ad Alessio e a Stefano. Campionato falsato, su questo non c'è dubbio. Sicuramente c'è qualcuno che riesce ad ottenere dei piccoli vantaggi. Quello che mi chiedo io, quello che dicevo, è un po' anche le squalifiche, quella questione delle squalifiche. Nel caso in cui ci fosse, non so, un giocatore diffidato, dovesse poi giocare contro il Sant'Angelo, rischierebbe di prendere l'ammonizione quella giornata lì per poi scontarla contro il Sant'Angelo. Ecco, questo un po' campionato falsato. Secondo me il mister Porrini, che conosco bene perché è il mio ex compagno di Pizzighettone, ha parlato bene, ha detto le cose giuste, sono d'accordo con lui. Stefano? Ma sono d'accordo anch'io, poi dispiace per i giocatori, per le persone che circondano tutta una società, dal magazziniere al massaggiatore. Dispiace sì, perché si fa un campionato. Lui portava l'esempio di Cologno. Esatto. Io anche qui, Falsettini in primis e anche diversi ragazzi della Rosa, non tutti, vorrebbero portare a termine questo campionato e continuare, certo, fino alla fine, ma non dipende da loro in questo, esatto, caso. Esatto, non dipende da loro, ma ci credo, perché giustamente poi si crea un ambiente, si crea un gruppo, quindi capisco loro, però d'altronde... Forse Guido, che lui nel regolamento è avantissimo, ma qualcuno si chiede a Sant'Angelo, ma giocare in un campo neutro a porte chiuse, cioè l'opzione D, opzione E... Sta scuotendo la testa. Guido, tu che sai i dettagli dei regolamenti, è possibile... No, ma serve che qualcuno si assuma la responsabilità, cioè se non lo fa il sindaco di Sant'Angelo, vuoi che lo faccia il presidente magari di un'altra società o il sindaco di un altro paese? È un po'... Ma no, io dico a porte chiuse, cioè io gioco a Milano, c'è un campo a Milano,
chi è di quel campo responsabile? Chi è responsabile se comunque si assume la responsabilità. Sì, chiaro. Però e a porte chiuse non ho problemi. Beh, non è mica detto. Tu l'hai visto le gare a porte chiuse? Io le ho viste. No, sono tristissime, ok. No, a parte che sono tristissime, ma non è vero che non entra nessuno. Vedi, anche lì c'è da aprire. Per cui se poi ti succede qualcosa dentro... Comunque il problema secondo me è più ampio, perché negli ultimi anni le squadre che in Lombardia stanno vincendo i campionati di eccellenza sono quelli che hanno i più problemi, i maggiori problemi o il primo anno addirittura subito o al secondo anno. Ma no, quello è vero, ed è vero anche... Ma perché salgono già con grossi problemi, cioè se fai il calcolo... Ma è vero anche quello che diceva Porrini, che si sapeva già l'estate scorsa che a Sant'Angelo c'erano dei problemi, ma se uno però presenta regolare più delusione, tu non è che gli puoi impedire di iscriversi. Però io volevo dire questo, Federica, mi hai anticipato, cioè... Se esiste la fideiussione, quando va escussa la fideiussione? Per pagare l'allenatore, che è quello che ha il contratto depositato, e per coprire queste situazioni. Una carta la federazione ce l'ha, quella di andare a scutere la federazione, la fideiussione. Perché comunque questo non risolverebbe il problema di Sant'Angelo. Abbastanza profana no, in questo. No, però garantirebbe sicuramente la copertura dell'aspetto che va garantito sicuramente, quello pensionistico e previdenziale dell'allenatore che ha il contratto regolarmente depositato, e poi garantirebbe sicuramente la copertura di certe passività. La fideiussione lì apposta, lo dice la parola stessa, per garantire eventuali mancanza. Questa è una carta che la federazione può giocare. Io aprirei il discorso eccellenza adesso, perché abbiamo un sacco di cose da vedere anche a questo riguardo. Partiamo dal girone A, andiamo a vedere i risultati. Parlare di crisi in casa sul Biasommese è abbastanza scontato, è la terza sconfitta consecutiva della squadra che era in testa a questo campionato e che dopo aver perso lo scontro diretto è entrata veramente in una valle di lacrime. Vincevano 1-0, sono rimasti in 10 al 36esimo del secondo tempo e hanno perso 2-1, questo per quel che riguarda la sul Biasommese in casa proprio col Fenegrò. L'Inveruno invece non perde un colpo, è andata a vincere 2-0 sul campo del Marnate, un sacco di vittorie fuori casa, ha vinto 1-0 la Provigevano su Ardese sul campo del Garlasco, 1-0 la Bustese a Magenta, 2-0 appunto l'Inveruno a Marnate, 2-0 l'Oltrepò sul campo del Roncalli. L'Atletico CVS ha strappato un punto veramente prezioso al 90esimo sul campo della Sestese, che era un'altra delle schiacciasassi di questo giorno di ritorno. Il Fenegro ha vinto sul campo della Sol Biasommese, l'Union Villa Cassana ha vinto 4-0 con il settimo milanese, la Vergiatese ha pareggiato 1-1 col Villanterio e il Vigevano ha pareggiato 1-1 con l'Arconatese e vede allontanarsi adesso la zona playoff, che era forse l'obiettivo minimo che Vigevano si erano posti. In Veruno 56, Sol Biasommese 48, Sestese 47, però Vigevano su Ardese 39, oltre poi 35, Vigevano 33, Fenegra Villanterio 32, Atletico CVS 31, Roncalli 30, Arconatese 28, Vergiatese, Bustese, Magenta 27, Marnate 24, Union Villa Cassano 23, settimo 17 e chiude il Garlasco a 10. Faccio come a scuola, voi due vi divido la prossima trasmissione. Parlate troppo, chiacchierate troppo. Scusa. In questo caso avremo il play-off, sto guardando solo tra Sol Biasommese e Sestese, perché stiamo cominciando a guardare anche queste cose, perché sono troppi i punti di distacco, anzi sono più di 9 i punti di distacco. Ah no, ci sarebbe anche la Provigevano, adesso me ne vorrà, Michele Patrini mi odierà. Cioè sarebbe la Sestese Provigevano su Ardese al primo turno e poi la vincente con la sua Biasommese. Mentre per quel che riguarda i play-out, giù settimo e Garlasco, e poi sì, vabbè, lì comunque viene la Villa Cassano Marnate Magenta Bustese o altre, sarebbero tutte dentro. Noi abbiamo il gol, anzi sì, i gol. Di Magenta Bustese. Sì, che era appunto uno scontro, dicevi tu giustamente, in zona playout, che è stato vinto dal Magenta per 2-1 in casa, quindi una vittoria importante. Il Magenta è passato in vantaggio al 16esimo minuto, c'è un passaggio di Mavilla Gazzea, cade sull'intervento di Foschi, l'arbitro Palumbo è molto vicino, assegna la massima punizione e il penalty, vediamo che fa rispettare con attenzione la posizione dei giocatori, perché era presente in tribuna il presidente del comitato regionale Felice Belloli. Calcio di rigore che Savarese, vediamo che trasforma con grande sicurezza. La Bustese in maglia granata nella ripresa parte bene, attacca forte e cerca di conquistare il pareggio che arriva al 14esimo, l'azione sulla destra di Zambarbieri,
un rimpallo vinto con Foschi, palla al centro, arriva Scavo, tira, ribatte Casera, ma Beretta insacca tra pochi passi, proteste dei giocatori del Magenta che chiedono l'espulsione. Il Magenta resta in 10, ma su un'azione centrale Votta riserve Savarese che batte il portiere Piuri. Da segnalare appunto che al 19° della ripresa il Magenta era rimasto in 10 uomini per l'espulsione di Montaldo, doppia ammonizione, e ha vinto lo stesso. Bustese che deve reagire assolutamente, rammarico perché hanno perso con la superiorità numerica per più di mezz'ora. È fatta questo girone dell'Inveruno? Vediamo, perché domenica era una partita difficilissima secondo me sul campo di Stradella. Dopo questa partita si potrà trarre qualche somma. Inveruno che ricordiamo è in piena corsa anche per il passaggio del turno in Coppa Italia, la Coppa Italia nazionale. Avrà lo scontro più importante mercoledì, giocherà in casa col Prosettimo Eureka. Sono esattamente in parità come livello di punti e anche a livello di rischiano di essere in parità anche a livello di gol. Se finirà in parità ci saranno diverse casistiche, 0-0 e 1-1 per l'Inveruno, 3-3 invece per la Prosettimo, 2-2 si va al sorteggio, che è veramente una tristezza, ragazzi, che non vada così. Io pensavo fosse stato abolito negli anni 70, nel caso 2-2 è la quarta casistica, perché parità di gol, parità di vittorie, si va al sorteggio, speriamo però che non sia così. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo con un'ampissima pagina su Cili Verdi Brumellese. Gol, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai. Gol, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai. Rieccoci qui per continuare a parlare di eccellenza. Andiamo a vedere prima del giro, allora, prima il girone B, così andiamo in ordine e facciamo anche due chiacchiere sul... su quello che è successo in testa a questo girone. Poi passiamo al girone C, che è anche il girone della Stezzanese, così coinvolgiamo Stefano che vedrà i suoi prossimi avversari, magari gli studi un po' dagli highlights. Allora, girone B, dicevamo, la Giana ha perso, questa è un'altra notizia, perché è vero che aveva perso la prima gara dopo un anno e mezzo, 18 mesi, ma adesso ne ha persa un'altra. Il Cisano però, che giocava in casa col Desio, non è riuscito ad approfittarne, quindi il Cisano ha perso in casa col Desio 1-0, la Giana ha perso sul campo all'Ardo Arlazzate 2-1. Ha vinto il Mariano, che in serie espositiva, adesso io non sono riuscita a sentire il mio amico Giovanni, che mi aggiorna sempre da Como sulla serie positiva, ma ormai il Mariano è veramente, penso che sia la squadra che dopo il Sondrio ha fatto più punti in assoluto ed è l'unica ancora imbattuta nel girone di ritorno, 3-2 ad Arcellasco. Il Giussano ha vinto, anche questa è una notizia, però l'ha fatto sul campo del Cantù, per cui poteva avere vita abbastanza facile, 3-1. Il San Colombano ha pareggiato a Crema 0-0 e nonostante lo 0-0 dicono che sia stata una bella partita. Il Real Milano ha vinto con la Trevigliese 1-0, rovinando un po' i piani dei biancazzurri. Il Sondrio ha vinto 3-0 col Gavenago, Valle Brembana ha rivoltato 0-0 e la Base 96 ha vinto 2-1 sul campo dello Zanconti. Quindi in testa rimane la Giana con 55 punti, 5 lunghezze di vantaggio sul Cisano a 50. Il San Colombano ha leggermente accorciato a 40. Adesso però il Sondrio a 44 e quindi i playoff famosi che non si sarebbero dovuti giocare o sarebbero addirittura passati all'ultimo turno, adesso almeno contano di 2 turni. Domenica c'è Trevigliese Cesarano, per cui Cesarano non può permettersi di perdere altri punti, altrimenti la Trevigliese rientra assolutamente in gioco nei playoff a 39, il Mariano a 38, il Cavenango a 37, il Crema a 36, il Desio a 35 insieme alla Base 96, Ardola a 33, Valle Brembana a 28, Rivoltana a 27, Arcella a 23, Real Milano a 21, Visnava 12, che si è tirata su, ha superato lo Zanconti di un punto, che è rimasto a 11, e il Cantù, che sì, resta sempre in fondo a 2. Beh, due curiosità, se posso, rapidamente, sulle squadre di Treviglio. La prima, che è il Mario Zanconti, ha perso in casa 2-1 col Base 96 Seveso, partita 3 gol, 3 rigori. Quindi è abbastanza curioso. Vero. E poi che la Trevigliese ha avuto al 90° la possibilità di pareggiare sul campo del Real Milano, ma il portiere, un ex di turno potenza del Real Milano, ha salvato la sua porta, quindi la vittoria del Real Milano, e ha impedito alla Trevigliese di compiere un bel balzo in avanti verso la zona ancora più nobile della classifica. Io vi segnalo la doppietta di Spaggiari per la gara che il Sondrio ha vinto in casa proprio con il Cavenago, e la prima sconfitta casalinga del Cisarano. Sì. Che aveva sempre vinto, aveva pareggiato solo con la Giana ed è stato un pareggio, noi c'eravamo, sì, è arrivato anche questo primo KO. Ha perso, ecco, segnaliamo anche per onore di cronaca l'arrabbiatura del Cavenago, che contesta l'espulsione iniziale del portiere Bossi perché dice che non avrebbe commesso il fallo da cui è nata l'espulsione e il rigore dell'1-0.
Bene, hai altri messaggi, Clara? Sì, complimenti per la trasmissione. Grande tigre, forza Pergo. Ciao da Fragolino. Va bene, Luisa sa di chi stia parlando. Vogliamo leggere un paio delle tue definizioni? Sì. Siamo alla G, giusto? Ah, siamo alla G, sì. Allora, glossario del calcio. Iniziamo con la prima parola, gemellaggio. Patto tra tifoserie avversarie che si impegnano a non menarsi ma a prendersela solo con l'arbitro. In par condicio. Esatto. Poi, generoso, calciatore che passa spesso la palla, anche agli avversari. Girata, quando si gira un assegno all'arbitro che vende la partita. Questo sarebbe meglio evitarlo, visto che ci sono già le scommesse adesso in Serie D. Chissà che cosa ne vedremo. Allora, passiamo al girone C di eccellenza. Girone del Palazzoi, girone dello Scanzo Pedrengo, girone della Rumellese, che adesso veramente sta battendo ogni record in questo girone di ritorno. Credo che sia l'unica delle tre davanti che sta guadagnando rispetto all'andamento del girone d'andata e ha un più 5. E ieri ha messo a segno questa vittoria sul campo del Civiverghe con la doppietta di Romanini, a cui hanno assistito i nostri due inviati speciali. Quindi Grumellese che ha vinto 2-1 sul campo del Civiverghe. Ha vinto 5-1 lo Scanzo Pedrengo con Rigamonti Nuvolera. Si è sbloccato finalmente Angelo Consolazio, doppietta per lui. Doppietta nello Scanzo Pedrengo anche per Marchesi, poi un gol di Gullit. Il Castel San Giorgio ha pareggiato 1-1 con la Stezzanese, ci faremo raccontare da Stefano come sarà la gara. Adesso verrà vinto sul campo dell'Ese. Folzano, Orsa Corte Franca 1-1, 3-2 fra Ghisalvese e Prodesenzano, gol al 94esimo, se non sbaglio, di Capelli, che ha regalato la vittoria alla Ghisalvese. Palazzolo che ha ritrovato finalmente la vittoria dopo il periodo buio col Valle Camonica 2-1. Ricordiamo che il Valle Camonica, se non sbaglio, vince. E il Palazzolo, grazie a una doppietta di slanzi, ha poi ribaltato il risultato vincendo al 46esimo del secondo tempo su rigore. Sarnico travagliato 0-0, Val Caleppio 1-0 con la Colognese, e un esordio di Passera non è stato particolarmente positivo sul piano del risultato, quantomeno. Palazzolo 54, Scanzo Pedrengo 52, Grumellese 48, Civiverghe 41, Sarnico 40, Nuvolera 30, Travagliato 29, Ghisalvese e Valcaleppi e Folzano 28, Castel San Giorgio 27, Sovere 26, Valle Camonica 25, Prodesenzano 23, Stezzanese e Colognese 22, Orsa Corte Franca e Dellese Virolese 20. Stefano, siete in una posizione di classifica precaria, cioè ci sono due cose di buono però, uno che comunque siete in buona compagnia, perché questa classifica e questo girone effettivamente non lascia spazio per ora nessuna sentenza sul fondo. La classifica è corta, molto corta, e ce la giochiamo fino alla fine. E ieri quantomeno col pareggio che avete raccolto un punto l'avete rubato, avete raggiunto la Colognese e avete accorciato su Prodesenzano e Valle Camonica. Sì, è sempre un sopra. Punto fuori casa guadagnato, anzi potevamo fare qualcosina di più, perché al secondo tempo abbiamo avuto un po' di occasioni. E siamo partiti male perché dopo gli ha dato un rigore abbastanza generoso il direttore di gara, però dopo abbiamo reagito bene e abbiamo acciuffato il pareggio e niente, dai, giochiamo domenica dopo domenica e speriamo di recuperare un po' di risultati persi indietro. Non so se mi ricordo male, voi eravate partiti bene però, avevate fatto un buon giorno di ritorno, cioè un buon giorno d'andata, nel giorno di ritorno avete un po' perso i colpi. Abbiamo perso parecchi punti per strada, soprattutto contro delle nostre dirette avversarie, però non molliamo fino alla fine, ci proviamo in tutti i modi, già da domenica, anche se sarà dura, però non ci tiriamo indietro di sicuro. La cosa strepitosa è che tu sei un 83 sì. E sei uno dei vecchi di questa squadra. Esatto, sì, io e Beppe Marchesi, perché il resto della squadra sono tutti giocatori del settore giovanile della Stezzanese. E questo è un plauso che abbiamo sempre riconosciuto a questa assolutamente società. Assolutamente che... sì, perché lavorano bene sin da piccoli, hanno un settore giovanile valido e tanto di cappello al presidente della società. Come vedi le prime della classe? Palazzolo, Scanzo Pedrengo, Grumellese? Ma se la giocheranno fino alla fine di sicuro, anche se vabbè, la Grumellese adesso sta avendo un ruolino di marcia impressionante, spero che si fermi già da domenica, però penso che se la giochino loro tre, penso proprio di sì. Vedo bene anche lo Scanzo Pedrengo, ma sono tutte e tre ottime squadre, penso che se la giochino fino alla fine. Andiamo a vedere come se la sono giocata sul campo del Civiverghe, vale a dire ieri, è finita 2-1 per la Grumellese, doppietta appunto di Romanini, ricordiamo, vediamo la sintesi della gara con il commento di Stefano Busoni e Bobo Santi.
Terza contro quarta, Ciliverghe contro Grumellese. Con me, sempre alle mie spalle, il fratello Bobo Roberto Santi. Buongiorno a tutti gli spettatori di Videostar. Hai detto tu prima, Stefano, partita molto importante, terza contro quarta. Potrebbe essere un anticipo di playoff, non me lo auguro per entrambe le due squadre, però un pareggio farebbe male a tutte e due. Papà, si può aprire un discorso? Scusami intanto, c'è questa deviazione in angolo su tiro di Pedruzzi. Scusate che seguiamo un attimo questa azione dalla Grumellese. Da fuori il primo bel tiro di Lesciai. Promozione Lombarda, avrà un girone in meno. Vuol dire praticamente la bellezza di 4 giornate in meno. Quindi è un mese di partite in meno. Sì, hai detto una cosa giustissima. Secondo me questo qua è stato grande. E nel frattempo una grossima azione. Gol di Romanini, se non sbaglio. C'è stato veramente un passaggio in profondità a suo favore. Il portiere è uscito un po' per cercare di coprire il proprio palo, ma Romanini l'ha battuto sul palo opposto. Tanto salviamo Facchinetti. Palla in mezzo. Arriva Trovesi e il tiro di Lesciai che finisce alto. Tagliani, sinistro a entrare, elegante. Colpo di testa, attenzione, gol! Appoggio di Zenoni e l'arbitro convalida. E qualcuno ha chiamato il fuorigioco. Bellissimo il tiro di Facchinetti. E qui, beh, la prima vera azione. Tanto, attenzione a Quarenghi! Attenzione a Quarenghi! Testa Locatelli. E da lontano traversa! Attenzione! Brivido finale! Facchinetti. Tutto solo, appoggia a Lesciai. Sinistro di Lesciai. Parata di Simonini su Lesciai. 2-0 per la Grumellese. Attenzione Pedruzzi, era lì Pedruzzi, incredibile errore a un metro dalla porta vuota. Lì c'è un Ragnoli di potenza, Tagliani di classe. Tagliani, palo di Tagliani, incrocio puro da questa parte. Ringrazia e riparte Arrigoni per Tagliente. Tagliente fa fuori in qualche modo Piovanelli. Tagliente, gol! Ed è ancora Romanini! Incredibile questo sport! Che sport assurdo! E gli è bastato a Tagliente uno dei suoi passaggi filtranti. Ed è incredibile come cambia tutto. E sono... Ho da ridere, scusate, ma è da ridere. 23 gol di Romanini. Cambia il match. Grumellese 2, Ciliverghe 1. Questa parte Vigani. Vigani si chiude il triangolo con Aliquo. E c'è stato un colpo di mano per l'arbitro. Era sicuramente meglio di noi come visuale. Il guardalinee non ha dato nessun indicazione. E mettiamola al minuto 48. Questa strana occasione. Attenzione, esce bene Faustini. Andiamo a vedere subito gli episodi di Dinamo Viola, che sono quelli normalmente più discussi, sono 3, giusto? Il gol del 2-1, partiamo dal... commento tu Stefano, va. L'1-1 del Ciliverghe, dove qualcuno in tribuna parla di un fuorigioco. Ecco, qui è l'appoggio, quindi Quarenghi parte, l'appoggio di Ragnoli su Pedruzzi. In questo momento qualcuno ha urlato al fuorigioco, no. Io sono lontanissimo, però... Adesso a rally il difensore della Grumellese ha i piedi sulla linea, per cui di poco, ma è buono. Rispetto, cioè, al massimo sono in linea, per cui se sono in linea lo tiene. Siete d'accordo? Bene. Se io mi sembra di riuscire a vedere la riga dell'area piccola, se mi sembrano tutti e due su quella riga lì, anzi addirittura. Guarda, più in basso il posto, vedi meglio. Più sulla riga il difensore, direi. Sì. Quindi sì, secondo me è regolare. La signora guardalinea ha visto bene, sì. Ok, io so che di più non mi devo mettere, ma almeno a me lo vede il monitor. Allora, questo era il primo episodio. Il secondo episodio era, se non sbaglio, il fallo di mano. Esatto, cioè il tiro di Aliquo, vieni, spingi tu, spingo io, tiro. Io subito ho visto qualcosa che non andava in aria. C'è una mano che si alza... mi ricorda, allora, Juventus. È vero che è lungo il corpo, però sembra che vada a cercarsela un po'. Prima c'è un fallo chiesto, tra l'altro. A me è rigore questo. No, dico prima, sul controllo, vedo che c'è un fallo chiesto. Sembra che vada a cercarla. E lì, vedi, è Trovesi che tiene Aliquo in partenza.
Giulio e Babo? Okay. Non li sento però. O vi hanno zittito perché state dicendo stupidaggini, oppure si è scaricato il microfono e vi faccio intervenire dopo. Bobo, allora, fai come gli antichi, okay, romani col pollice, su o giù. Poi vi rigore, sentiamo... Rigore, guarda, Bobo. Per Bobo rigore, per Giulio rigore, ok. Siamo... Per voi? Abbiamo... Scusa, io dico la mia, per la famosa legge Nicchi, Juventus-Genova, non è rigore. Non c'entra niente, Juventus. Non è rigore. Non c'entra niente. Allora, e poi, Fede, penso che arriviamo al gol. Al gol, del 2-1 con presunta gomitata. Dico presunta... Perché secondo me va a sbattere sulla spalla del... Adesso in rallenti, Fede, io guardavo perché quello il braccio che tu hai è tagliente, giusto? Il esatto, braccio è disteso, cioè non può avergli dato una gomitata. No. Secondo me l'ha preso con la spalla non è che l'ha fatto apposta. Anche perché, ragazzi, voi non sapete, poi nelle interviste proprio se si è fatto molto partita, male, è veramente scusate, sfortunato. Lui è Piovanelli, il 3 del Cili Verghe, e in post partita il mister Manini, tra l'altro anche espulso per aver detto all'arbitro, ma come ha fatto a non vedere la gomitata in partenza di tagliente? Poi lui il movimento può sembrare, ma se voi vedete, ha il braccio disteso poi fra... Cioè... No. Tra l'altro è il difensore che ha cercato di attaccarsi a... È troppo grosso tagliente, non ce la fai a buttare. Però a me sembra che sia andato a sbattere contro la spalla. Probabilmente ha colpito l'orecchio, forse, magari dopo il movimento del gomito durante la corsa. Ma visto che parlano di addirittura mandibola fratturata o una cosa di questo genere, me non l'ha proprio preso in faccia, secondo me, quel gomito. Non l'ha fatto di sicuro apposta. Lo scontro c'è, ma è involontario. Cioè, assolutamente, lo scontro c'è. Uno scontro di gioco. Poi da qui c'è il passaggio che porta il gol Romanini ancora. Allora, andiamo a quindi sentire, Stefano, a vedere tu hai Romanini a tagliente, c'hai Arrigoni, c'hai le sciai, guarda dappertutto. Dai un po' di indicazioni ai ragazzini davanti, perché sennò è un disastro. Andiamo a sentire però le interviste. Partiamo da mister Gianluca Manini, appunto il mister delle Cili Verdi, amareggiato per questa bella partita della sua squadra che ha preso 3 pali e non gli aiuta a raggiungere nemmeno il pareggio. Mister, oggi lascio lei il commento, perché noi ci siamo tenuti, stava stretto il pari al Cili Verghe. E qua siamo a commentare 3 punti lasciati per strada. No, è incredibile perdere una partita così, ripeto, già il pareggio era molto stretto, perché prendere 3 pali, sbagliare almeno 2 occasioni davanti al portiere, e in più prendere addirittura il gol del 2-1 in quel modo, veramente, il calcio però a volte è bello per questo, però è un peccato perché il secondo tempo penso non ci sia più stata partita, quindi una squadra doveva vincere al Cili Verghe, però il calcio è bello anche per questo, dicono, quindi bene così. Il palo penso che sta ancora tremando. Penso anch'io, un paio, ne abbiamo presi 3, quindi insomma 3 pali penso che siano tanti, in più anche 2 occasioni, una di Quarenghi, una di Fusari a tu per tu col portiere. Purtroppo oggi non è girata giusta, poi ripeto, il gol del 2-1 è clamoroso perché quello, vabbè, insomma, è stata una gomitata secca in faccia, speriamo che non sia una mandibola rotta, poi per il resto... Un peccato, molto peccato, perché comunque contro una squadra fortissima come la Grumellese, secondo me sono stati, il primo tempo è stata una partita equilibrata e il secondo tempo è stati superiori. Ultima cosa, lì che è successo con l'arbitro, che è successo? Ho detto come non aveva fatto vedere in 2 tra 2 guardialine, come non avevano fatto vedere la gomitata. E lei è uscito. Non potevo parlare, vabbè, questo, è stata questa, non ho offeso nessuno, non ho detto parole a nessuno, ho detto solo che non si può non vedere una gomitata così. Non potevano parlare neanche Giulio e Bobo prima, perché li abbiamo zittiti. Potete mimare però quello che stavate facendo, perché Giulio stava rifilando una gomitata a Bobo nel tentativo di fare un replay della... Siccome io ho la stessa pace di tagliente. È vero. Lui era il difensore. Non gli fai un complimento comunque. Vabbè, allora invece passiamo da un uomo di poche parole ma di molti gol, perché Marco Romanini hai fatto una fatica a farlo parlare, lui sul campo si distregge benissimo davanti al microfono, è molto timido. Sentiamo però il bomber della Grumellese, nonché penso capocannoniere di questo girone, al microfono di Stefano Bruson. Eccolo qua, l'uomo sulla bocca di tutti, ma sono 23 gol Marco, tu sei più del 50% della squadra di gol fatti. Ma infatti in realizzazione sì, però c'è anche da dire che c'è un lavoro dietro che i miei compagni sono molto bravi a fare e dopo io finalizzo. Certo, entra tagliente, non lo conosciamo sì, sicuramente oggi, ma gli è bastato un passaggio ben fatto e tu sei lì, sempre. Beh, Mario lo sappiamo, fa la differenza ancora, quando entra è determinante. E come diceva il tuo mister, nel momento peggiore vostro. Sì, è stata una molto dura, diciamo che siamo stati anche un po' fortunati oggi in qualche episodio, però siamo stati bravi a non subire il 2-1 e quando ci è capitato siamo andati in vantaggio.
tu, Gullit, i due big lì davanti per la sfida finale, si può dire così? Ma una cosa personale quella, penso che sia io che Gullit abbiano in mente il traguardo di squadra, dopo fa piacere magari essere davanti, fatto in realizzazione. E tu intanto viaggi a una media di un gol a partita, quindi... Sì, fa piacere, però dobbiamo arrivare alla fine con la squadra, dopo ovvio io sono contento di come sta andando quest'anno, però mi piacerebbe anche vincere qualcosa quest'anno. Quindi a Stezzano, avviso, arriva Romanini? Sì, arriva la Grumellese più che Romanini. Attenzione Stefano, perché loro vogliono vincere qualcosa quest'anno e si stanno dando da fare per riuscirci. Allora, io saluto e faccio in bocca al lupo ad Amedeo Tacchinardi, a Stefano Gotti. Grazie, per i loro campionati. Come direbbe Bobo, saluto entrambi i due che ci sono dall'altra parte, quindi Giulio e Bobo. Ciao Giulio, ciao Bobo. Ciao Daniele, ciao, ciao Stefano, ciao. Cara, ci sei lunedì prossimo? Facciamo lunedì prossimo, ci sei, poi faremo dei collegamenti dall'estero con Clara Campi. Mi meraviglieremo. Mercoledì saremo sui campi, ci sono i recuperi di Serie D. Venerdì sera saremo, per anteprima parliamo di calcio, io e Giulio appassionatamente qua per darvi conto di quello che è successo. Poi l'appuntamento con tutti loro invece lunedì 20:45 con Parliamo di Calcio. Grazie, buona serata. Un televisore, perle di sudore, siamo qui. E ti sembra strano stringersi la mano fuori.